Verona grintoso, veloce, abilissimo nel contropiede, ha superato una Juventus balbettante, ingenua in difesa, lenta a centrocampo. Eppure in apertura, lo abbiamo visto, Barros, Buso, Zavarov, poi letteralmente annullato da Iachini, avevano creato qualche difficoltà al portiere Cervone. Poi in tre minuti la vendetta dell'ex Pacione, un giocatore ritrovato, qui sfrutta con abilità e con l'aiuto di Cabrini l'ennesimo cross di Volpecino. Poco dopo il bis, questa volta in accoppiata con Bortolazzi. La Juventus sbanda, è costretta ad accentuare la spinta offensiva, ma c'è troppa confusione. Qui Barros conclude in questo modo e il tempo si chiude ancora con una combinazione Galderisi-Pacione, quasi sempre in libertà. E la ripresa si apre nel segno della Juventus, ancora Barros impegna Cervone. Mai appena una scintilla. Pacione è proprio in giornata e da solo tiene sotto pressione costantemente Cabrini e soci. Nonostante l'innesto di Mauro al posto di Zavarov, la Juventus non riesce ad imbastire nulla di apprezzabile. Qui ci prova anche De Agostini. Poi, nell'ultima mezz'ora, il ritmo cala. Il Verona assume il controllo totale delle operazioni e sfiora persino la terza rete con Marangon. Per la Juventus, dunque, la crisi continua. 2 punti nelle ultime 5 partite.